Ciao ragazzi, benvenuti a questo nuovo video. Oggi, come avrete letto dal titolo, parleremo di fatwood. Il fatwood non è altro che legno di conifera impregnato di resina. Quindi, essendo la resina molto infiammabile, questo tipo di legno diventa molto importante per riuscire ad accendere il fuoco e può essere usato come esca. Su internet potrete trovare diversi video in cui si parla di fatwood, sia in italiano che in inglese. In italiano vi consiglio due video, quello caricato sul canale di Peugeot Anvil e il video caricato sul canale Wilderness Calling. In tutti e due i video viene spiegato bene cos'è il fatwood, come si trova e come bisogna utilizzarlo. Io oggi in questo video vorrei fare qualcosa di diverso, nel senso, il fatwood, quello che voi potete comprare su internet già confezionato, quello che si vede di solito nei video, è ricavato dal pino, dalla conifera. Il pino è una conifera molto diffusa. Negli Stati Uniti c'è un particolare tipo di pino, che è il Pinus palustris, che da noi a quanto mi risulta non c'è. Comunque è molto resinoso e ricavano da lì. Da noi in Europa, anche in Italia, il pino è molto diffuso, va dagli ambienti mediterranei fino alle Alpi. Pensiamo al Pinus pinea, che è il pino comune, il Pinus pineaster, Pinus silvestris, pino nero, dopo c'è il pino cembro, fino ad arrivare al pino mugo, al limite della vegetazione arborea, sulle Alpi. Però, nonostante il pino sia molto diffuso, può essere che in alcune zone non ci sia. Ma ci possono essere altre conifere. Le altre conifere sono gli abeti, quindi abete bianco e abete rosso. C'è un terzo tipo di conifera diffuso abbastanza, che è l'arice. Però l'arice si trova a quote più elevate e vi ricordo che l'arice è l'unica conifera che perde gli aghi. Quindi l'obiettivo del mio video oggi è cercare degli abeti, un abete rosso che è il più comune, e vedere se è possibile ricavare dall'abete rosso il fatwood come si ricava dal pino. Quindi oggi sono venuto qui sulle, diciamo, sulle prime colline montagne delle Alpi orientali. Non siamo tanto in alto, siamo a 830 metri, però nonostante non sono tanto in alto, già poco più in là si possono trovare delle zone in cui sono presenti delle formazioni pure di abete rosso. C'è anche del pino, ho notato diversi pini, in caso posso fare anche un confronto tra il fatwood preso dall'abete e quello dal pino. Vediamo cosa riesco a trovare e cosa viene fuori. Allora, vi vorrei dire ancora due parole sull'abete rosso. Dunque, l'abete rosso, come dicevamo, è una conifera. È una conifera tipica del nord Europa, della Norvegia soprattutto. È una pianta che viene anche coltivata perché ha tassi di crescita molto rapidi, può crescere anche di 1 metro all'anno. Predilige luoghi freschi, si trova intorno ai 1000-1200 metri. Questa è una zona particolare, qua fa molto freddo, cioè fa più freddo, siamo a 800 metri, ma fa più freddo rispetto a 800 metri di altre zone e quindi sono presenti gli abeti. Adesso vi faccio vedere un po' di abeti rossi molto alti, quelli che vedete alle mie spalle, sono tutti abeti rossi. Come vedete è una pianta molto alta, può raggiungere anche i 50 metri e viene usata per diverse cose, con le gemme si possono fare delle tisane, con le gemme nuove, quelle verdi che saranno fuori tra un mesetto. E il legno è un legno da opera, non è molto pregiato, ma viene utilizzato ad esempio per le panchine da esterni, per i giochi per bambini. Bisogna passarlo in autoclave perché altrimenti non resiste all'umidità. E un'altra cosa, è una pianta molto resinosa, per questo secondo me è possibile ricavare il fatwood anche dall'abete. In passato venivano effettuati degli intagli sulla corteccia per ricavare appunto la resina. Eccoci qua, ora sono all'interno della peceta. Come potete vedere, dove crescono le conifere, passa pochissima luce. È un bosco in cui il sottobosco è povero, non ci sono rovi, non ci sono fiori, piante. Perché? Per due motivi. Uno, passa poca luce. Vedete, gli alberi sono, le chiome sono molto fitte e alte. Quindi la rinnovazione, ovvero
nuovi alberi. La rinnovazione è difficile anche per quanto riguarda gli stessi abeti e inoltre gli aghi che cadono. Vedete, c'è un tappeto di aghi su tutta la zona dove sono presenti gli abeti. Questo tappeto di aghi acidifica molto il suolo e quindi possono crescere, nascere e crescere solo specie che riescono a sopportare un'alta acidità del suolo. Allora, ecco qua, abbiamo un, penso sia solo un puntale di abete rosso caduto, è già qui da un po' di tempo, ci sono tutti i rami secchi. Il fedwood è possibile trovarlo all'innesto tra il tronco e i rami. Allora, adesso vi faccio vedere. Non sembrerebbe essere molto chiaro, però vedete questa parte più scura? Se io qua ci passo la mano sembra bagnato, ma trovo difficile che l'umidità sia penetrata fino a questo punto. E anche annusando c'è odore di resina. È un po' poco, mi sarei aspettato qualcosa di più. Quindi direi che è il caso di fare un'altra prova. Allora, giusto per farvi vedere una cosa, ho trovato un filo. Eccolo qua. E ha molti rami secchi, e quindi anche se non è caduto si può ricavare il fedwood effettuando un taglio da questi rami qua. Si possono tagliare, questi sono rami secchi, vedete, ormai morti. L'albero mentre cresce blocca il passaggio di linfa, è un sistema che ha l'albero, che adotta l'albero, ogni tanto che cresce blocca il passaggio della linfa ai rami più bassi, li fa morire. Così trasferisce le sostanze nutritive, tutto ciò che serve, ai rami più in alto, che sono quelli che devono captare la luce. Quindi basta tagliare lì e vi faccio vedere cosa ho trovato. Questo è abete, abete rosso. Guardate il colore del pino. C'è una bella differenza. Quindi il fedwood si trova, diciamo, in maniera maggiore per quanto ho trovato finora. Nel pino, guardate che bel colore, poi ha un profumo fortissimo rispetto a quello dell'abete che quasi si sente. Bene, adesso andiamo a vedere il contenuto di fatwood partendo dall'abete rosso. Ecco, vedete questa vena scura? Penso che questa possa essere tutto del fatwood. Ora non ne sono sicuro. Per provare si può utilizzare l'acciarino. Allora, è un po' che lavoro e purtroppo a quanto pare il legno di abete non va bene, nel senso che la macchia che si vede qui continua all'interno, però non prende fuoco, non si incendia e quindi non lo so, deve essere solo una macchia del legno penso, o forse il contenuto di resina all'interno del legno non è sufficiente. Basta usare la fiamma e subito prende fuoco. E poi c'è un odore molto forte di resina. Tra l'altro lo si sente anche il fumo nero, vedete? Questo è indice di presenza di resina. Direi che il legno di pino
batte il legno di abete nettamente, 3-0. Allora ragazzi, che dire? Il test non è andato molto bene, un po' per le mie capacità, ma anche perché c'era un po' di vento e il trucciolo scappava e via avanti. Comunque, il fuoco col FatBud l'ho acceso con il FatBud di Pino. Vedete qua, ho tagliato dove sono seduto, questa è un abete, ho tagliato un altro pezzettino, vedete, ci sono queste macchie all'interno. Però non riesco a capire. Dal profumo si sente un po', poco, però si sente. Però dalla prova con l'accendino abbiamo visto come non prenda fuoco. O meglio, prende fuoco ma non bene come il pino. Per cui evidentemente dall'abete rosso non si può ricavare il FatBud come, o meglio, anche se c'è, non brucia come il FatBud di Pino, per cui penso di poter dire che il FatBud si trova nel pino e basta, nelle altre conifere è meglio non cercare. Penso che il risultato sia lo stesso per l'abete rosso, per l'abete bianco, visto che le due specie sono molto simili. Per il larice non so, magari con quello vale la pena di fare un tentativo. Bene, il video si conclude qui. E beh, ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao ragazzi!